prima tappa del campionato nazionale di salsa al mortaio, signori, con l'Aglio di Bessalico, dove all'Eguiglia, in uno dei borghi più belli d'Italia. Evviva! Siamo ai Bagni Molo di Eguiglia per il primo campionato nazionale di salsa al mortaio con l'Aglio di Bessalico. Venite con me! Dieci turisti che soggiornano qui nella Baia del Sole si sono sfidati a colpo di pestello per creare salse innovative. Il vincitore sarà protagonista nella finale nell'ambito della 264esima fiera dell'Aglio di Bessalico. È un piacere per la nostra amministrazione ospitare questa magnifica manifestazione e questa, diciamo, unione tra mare e entroterra è per me un motivo di gioia e di orgoglio. 3, 2, 1, via! Siamo felici di ospitare la finale del primo campionato di salsa al mortaio con aglio di Bessalico durante la tradizionale fiera del 2 di luglio 2024 a Bessalico, dove sarà presente il vincitore della prima tappa. Come associazione Antichevi del Sale siamo onorati di poter favorire appuntamenti come questo, l'incontro tra il mare e l'entroterra e la valorizzazione dei prodotti tipici. La vera svolta, la vera scommessa per la riscoperta dei nostri territori, prodotti di eccellenza e realtà che si incontrano, che si fanno forza a vicenda. Allora, consegniamo gli attrezzati di questa situazione. Grazie. La selezione che abbiamo fatto oggi ai Bagni Molo di Eguiglia per il campionato nazionale della salsa al mortaio che si terrà il 2 di luglio a Bessalico è stato vinto dal signor Tino! La Liguria e i suoi prodotti tipici, la sua spiaggia, il suo mare straordinario sono stati gli ingredienti fondamentali di questa prima gara di salsa al mortaio con l'aglio di Bessalico. I turisti hanno veramente fatto da testimonial di questa straordinaria Liguria.